Ciao amiche, ciao amici, ben trovati. Video scoperta detersivi. È un pochino che non faccio questo video perché mi sono stati inviati diversi detersivi da parte di differenti aziende ed ecco perché io mi sono presa il tempo necessario per poterli testare e potervi dire in tutta onestà quello che ne penso. Diciamo che i prodotti che vi mostrerò oggi sono quasi tutti i prodotti, sono tutti i prodotti che mi sono stati inviati dalle aziende, sono fatta eccezione per un solo, prodotto. Naturalmente io non ho ricevuto nessun compenso per parlare in maniera positiva o negativa, di un prodotto, vi do quella che è la mia opinione più sincera e possibile. Più sincera possibile, scusate. Allora, iniziamo subito. Allora, innanzitutto vi voglio mostrare questo elimino odori WC verde più prima e dopo. Allora, questo mi è stato mandato dall'azienda Verde più. L'azienda Verde più ha una gamma vastissima di detersivi per ogni esigenza, veramente. Io sono rimasta, io sono una tossica di detersivi, io sono rimasta folgorata dal vedere soltanto il loro catalogo, ecco. Questo prodottino qua a che cosa serve? Naturalmente mi hanno mandato anche altri prodotti, ma che io testerò con tutta calma per dirvi poi la mia opinione. Questi sono 750 grammi di prodotto e vi posso anche dire quanto costa perché loro questo è prima e dopo, questo viene 9,80 euro. È un prodotto che costicchia, costicchia, ma è un prodotto che vi dura, anche perché uno non è che ne utilizzi delle quintalate. Allora, dice: spruzzare 2 o 3 volte all'interno del WC prima di utilizzare i servizi e poi, dopo aver azionato lo sciacquone, spruzzare nuovamente nel WC per prevenire gli ingiallimenti dovuti a calcare, batteri e funghi. Questo mi è piaciuto tantissimo. Allora, ha un ottimo profumo di pulito, ma il fatto che prevenga la formazione di batteri, funghi e ingiallimento del water me l'ha fatto subito amare. Inoltre, può anche essere utilizzato in altri ambienti, come ad esempio per eliminare gli odori dalle scarpiere, cassonetti per i rifiuti, per prevenire gli odori dagli scarichi delle lavandine, delle vasche da bagno e dei box doccia. Infatti io normalmente negli scarichi ne faccio un paio di spruzzate dopo che ho finito di pulire e anche così come nelle pattumiere e mi trovo davvero davvero bene. Quindi questo è un prodotto che io straconsiglio. È vero che costa, perché sarei disonesta se vi dicesse non costa, ma è un prodotto che fa un eccellente lavoro. La pecca di questo prodotto qua, ma probabilmente è un malfunzionamento di natura tecnica, non dipende cioè sarà lo spruzzino difettoso. Se voi non lo spruzzate in posizione perfettamente verticale e lo girate in basso, il prodotto tende a gocciare. Ma ovviamente con un altro spruzzino si può risolvere facilmente. Quindi un ottimo prodotto. Ripeto, ho altri prodotti da testare, ma voglio il tempo necessario per poterli provare e potervene parlare. Un altro prodotto, altri due prodotti invece che sono di un'altra azienda, sono questo prodotto qua. Allora, uno è l'ammorbidente Flash. Questi sono dell'azienda Protecto. Allora, è un ammorbidente senza profumo, è un ammorbidente molto molto concentrato. Che dire di questo prodotto qua? Questo era 1 litro di prodotto, questo ammorbidisce davvero davvero tanto. La pecca di questo prodotto è che non ha profumo. Quindi per le amanti della biancheria profumata o dovete optare per un ammorbidente profumato oppure andare ad aggiungere un'essenza profumata. Ma è davvero un ottimo ammorbidente che ho utilizzato con gran piacere. Sempre di questa azienda qui, io ho provato il loro anticalcare, il No Cal. Questo è un detergente disincrostante concentrato, quindi si dice addirittura che sia più potente 10 volte rispetto al Via Cal.
Ovviamente non va messa su tutte le superfici che patiscono comunque sia la corrosione, essendo un acido, quindi no sui marmi, no su, tipo, su altri tipi di superfici. Dice detergente liquido a base acida per rimuovere incrostazioni sporco, in genere senza intaccare le superfici, indicato per la pulizia di pavimenti intaccati da cera, cemento, tinteggiature, per eliminare residui calcari sulla rubinetteria, vasche e piastrelle. E allora praticamente dice che si impiega diluito, praticamente mezzo litro di questo prodotto ogni 10 litri d'acqua. Non mi vorrei sbagliare. Io comunque ne metto un tappino in uno spruzzino come questo e ci vado avanti. Un ottimo prodotto, veramente, è veramente molto più potente del Diacal. Ve lo consiglio anche questo se avete occasione di trovarlo, compratelo, perché è vero, costerà di più, ma vi rende anche molto molto di più. Un altro prodotto invece, questo che non ho ricevuto in omaggio, che ho comprato io, che comprai tantissimo tempo fa da Risparmio Casa in una delle mie scorte infinite di detersivi, è questo ammorbidente coccolino extra delicato edizione Fissan, 570 ml di prodotto, 38 lavaggi, buonissimo, una morbidezza super, un profumo super, i panni sanno proprio di pupetto. Buono, buono davvero. Peccato che questo ammorbidente qua non si trovi tanto facilmente. Io almeno non lo trovo tanto facilmente. Questo proprio tutto rosa, comunque scritto edizione Fissan. Dovessi trovarlo, lo ricomprerei sicuramente, perché ve lo stra consiglio. Ancora altri due prodotti scoperta. Allora, uno è questo. Sono entrambi due prodotti che mi sono stati omaggiati. Allora, uno è questo detergente brillante maxi per vetri, specchi, superfici lavabili, detergente appunto dice vetri, cristallo, laminato, piastrelle, inox, agitare e spruzzare da circa 20 cm, passare con un panno, attendere qualche attimo per lo sporco più ostinato. Allora, questo prodotto qua io l'avevo visto da qualche parte, in qualche pubblicità, ovviamente non trovandolo nella mia città, io ho contattato direttamente l'azienda, che è stata così gentile da mandarmi questo prodotto qua e questo prodotto qua. Allora, questo prodotto qua è validissimo, assomiglia moltissimo ad un prodotto che fa la Sutter per vetri e specchi, che costa però molto di più, perché poi a me è capitato di trovare questo prodotto da Iperso per vederlo intorno ai 3 euro. È veramente veramente valido e con questo mi trovo benissimo, pulisco i vetri in un momento, così come pulisco tutti i cristalli e così via, fa lo stesso identico lavoro di quello della Sutter, devo dire la verità, ma costa molto molto meno. Io quello della Sutter lo utilizzavo solo ed esclusivamente per la cucina, perché io ho una cucina laccata lucida, scura, e non riuscivo ad ottenere a tenerla pulita in nessun altro modo, però mi scocciava anche utilizzare così spesso un detersivo che costa quasi 6 euro. Questo costa quasi la metà praticamente e fa lo stesso identico lavoro ed è molto 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 valido. Io ho anche la scheda di questo prodotto qua, dice agitare la bomboletta, polverizzare uniformemente la schiuma a circa 20 cm dalla superficie con l'ausilio di carta di un panno pulito, distendere sulla superficie, asciugare poi con un panno. Togli rapidamente macchie, impronte, che è quello che mi interessa a me nella cucina, ingiallimenti dovuti al tabacco, grasso, sporco e tracce di insetti, ideali per vetri, specchi, cristalli laminati, plastici e inox. Formula speciale per evitare aloni o film iridescenti a basse temperature. Non lascia residui, è assolutamente vero, fa quello che promette. Voi sapete che io sono super super sincera, anche perché non avrei ragione di dire una bugia per un detersivo fosse un diamante, posso capire, ma per un detersivo raccontare quella dell'uva, no. Quello che proprio mi ha sconvolto è questo, freschezza gioiosa. Allora, io so che di questa freschezza gioiosa ne esistono diverse profumazioni, a me è stata inviata questa.
Allora, questo può essere utilizzato per profumare gli ambienti, può essere spruzzato ad esempio negli angoli della casa, nel gettacarta, nella pattumiera, negli umidificatori dei termosifoni durante la stagione invernale. Si può utilizzare per deodorare l'ambiente spruzzandolo naturalmente verso l'alto. Anche questo può essere utilizzato nei lavabo, nei WC. Si può anche diluire nell'acqua per lavare i pavimenti. Allora, oppure per spolverare. Devo dire che quando io ho provato questo detersivo, ora io non ricordo quale mi è stato inviato prima, sinceramente. Comunque, questi due detersivi hanno una profumazione molto molto simile. Questo profuma perché veramente voi se lo spruzzate nel WC dopo che avete pulito vi lascia tutto il bagno profumato. Questo io l'ho utilizzato per spolverare tutta la cucina ed è un lavoro che ho fatto l'altro ieri. Considerate che io oggi rientrando dal terrazzo, rientrando in cucina, sentivo ancora il profumo di questo prodotto qua. Quindi questo è un prodotto super. Io voglio fare proprio i miei super complimenti all'azienda per questo prodotto, perché io ne ho provati tantissimi. Ogni volta rimango comunque sia colpita e soddisfatta dei prodotti che compro o comunque sia che mi vengono omaggiati, ma in questo momento nella mia top 10 al numero 1 c'è assolutamente questo. Questo è davvero super. Questo batte anche ad esempio il POM, quello che usano ad esempio nella pulizia delle scale. Questo lo batte proprio di gran lunga. È super, super, super. Come profumazione assomiglia molto a questi. Hanno funzioni diverse perché questo è fantastico proprio perché previene l'ingiallimento, la formazione di funghi e così via all'interno del WC. Sono entrambi due prodotti ottimi, ottimi davvero. Queste erano tutte le scoperte che ho fatto nell'ambito dei detersivi. Scusate se si tratta di detersivi che mi sono stati inviati, ma naturalmente se mi sono stati inviati mi sembra anche sciocco andare a comprare dei detersivi. Preferisco provare quello che mi è stato inviato, provarlo con calma e con cura e dirvi poi quella che è la mia opinione. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, vi mando un enorme bacio. Grazie a tutte, grazie alle nuove iscritte, alla prossima!